Eccoci qui, mi sentite? Perché mi sento un po' in cuffia? Ok, eccoci. Allora, buongiorno a tutti, benvenuti. Oggi domenica 31 marzo 2024, riprendono i programmi in diretta con il cui presente Lorenzo Speed, sempre presente. L'unico programma in diretta oggi praticamente, prima di noi c'era una registrazione, dopo anche. Vabbè dai, comunque noi siamo qui, quindi dateci dentro. Oggi puntata speciale dedicata a mio amico Bruno di Vigo Novo, che è volato in cielo, un fulmine a ciel sereno, la notizia della sua dipartita. Un caro amico, un ascoltatore veramente modello, e non lo dico per convenienza ma è la verità, perché lui era sempre partecipe. Pensate che anche quando non poteva ascoltare mi mandava comunque dei messaggi, era sempre attivo, poi si riascoltava anche i podcast, le registrazioni. Quindi Bruno di Vigo Novo, come si firmava lui, fratello milanista, veramente puntata speciale dedicata a lui. Ringrazio anche la nipote. L'avevo sentito proprio una settimana fa Bruno, poi avevo visto che non si collegava da qualche giorno, e ieri purtroppo la nipote mi ha dato la notizia, insomma, della sua dipartita. È veramente un colpo al cuore. Quindi puntata speciale dedicata a lui fino alle ore 15 in diretta con Lorenzo Speed. Saluto subito anche Fabio SGDP San Giorgio delle Pertiche, ciao Fabione. E niente, vi leggo le iniziative, poi iniziamo a tutto spiano con questa puntata. Veramente farò ascoltare anche degli audio, dei vocali che ci aveva mandato nel corso dei vari viaggi sonori il grande Bruno, che tra l'altro pochi mesi fa era venuto anche qui a trovarci in studio. Avevamo fatto un bel pomeriggio insieme dopo la puntata, insieme appunto a Bruno, a Filippo e altri amici, a Manuel eccetera eccetera. Quindi ciao Bruno, riposa in pace, sarai sempre nel mio cuore, così come tutti gli altri ascoltatori a me cari che sono in cielo. Li ricordo velocemente: Maria di Altivole Treviso, la Riccarda di Mogliano Veneto Treviso, la Imelda di Longare Vicenza, l'Andrea di Sandrigo Vicenza, che però ultimamente abitava a Belluno. Poi ricordo sempre Roberto di Ponte di Brenta Padova, Gelsomina di San Bruson di Dolo Venezia, la Leda, la Giustinella, la Sonia di Vicenza, e tutti gli amici, anche speaker e colleghi che sono volati in cielo prematuramente. Quindi ricordo sempre Franco Carraro, Carmelo Infantino, Ladino, Renato, Renzo Ighina, Ferrido, Giancarlo Rossi, Michele, Papa Gigio, Mauro, Alessandro, Mauro, Tex, Gigi, Alvise, Anna delle Poesie, Sandro Bianda. Mi sembra di aver ricordato tutto quasi. Vi ricordo anche un appuntamento, passiamo da una tematica triste a una felice. Quindi 19 maggio, vi ricordo, vi aspettiamo alla Festa dei Sapori, in quel del Parco dei Sapori, appunto in via Meucci a Camazzole di Carmignano di Brenta, provincia di Padova. L'ingresso sarà completamente libero e gratuito per tutti, vi aspettiamo lì per tutta la giornata, dal mattino fino a sera. Quindi segnate nel calendario 19 maggio, dal mattino, via Meucci, Camazzole di Carmignano di Brenta, provincia di Padova. E saluto e ringrazio tutta la Proloco di Camazzole, il presidente Nicola Torniato, Tiziano Sardori, Linda Mozzo, tutto lo staff, gli amici, i volontari e le volontarie di quella splendida realtà. Che brucia sulla spiaggia.
nuovo viaggio sonoro di e con Lorenzo Speed in Loving Memory of Bruno. Ciao Bruno, riposa in pace. È la musica che ti entra dentro. Salutiamo nonno Piero e Valentina, sempre presenti. Ciao ragazzi, welcome, benvenuti, buon viaggio sonoro, un abbraccione. Holding us together even when we feel so torn. Giorgia e Nicolò di Chioggia, presenti, ciao ragazzi, Botrighe c'è, San Giorgio delle Pertiche anche, vamonos! Dedicato ad un amico speciale, ciao Bruno! Light on, light on.
Agostino di Rosolina c'è, gli amici veneziani sugli scudi per ricordare Bruno di Vigonovo, Venezia. Ciao Bruno, fratello milanista, come si firmava sempre lui. Infatti anche il Fabione di Monaster presente, ciao Fabione, dice ciao Lorenzo, un abbraccio a tutti e voglio fare le mie condoglianze alla famiglia di Bruno, esatto, Bruno di Vigonovo, ciao Bruno. Salutiamo anche Tania e Simone, Simone e Tania, gli amici di Santa Maria di Sala, Venezia. È la magia della musica che ci unisce e ci rende amici. Il prossimo disco appunto lo dedico a Bruno, al quale è dedicato tutto questo viaggio sonoro, ma speciale perché a lui piaceva la musica di qualità. Allora andiamo con un disco di Eric Price, un grandissimo DJ producer, che andiamo a rivisitare con il prossimo brano musicale. E restate con noi, scriveteci via WhatsApp e Telegram al 349 7267 647. Viaggio sonoro speciale dedicato a Bruno di Vigonovo, volato in cielo nei giorni scorsi. Ciao Bruno, riposa in pace, in loving memory. Fine. We'll be right back.
anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Spider. Ciao caro. Chi al mare, chi in montagna. Un saluto a tutti voi radioascoltatori. Ciao Lorenzo. Ciao Lorenzo caro. Auguri ancora per ieri. Buona domenica. E vamos. Chi è a casa, chi è al mare, chi in montagna. Un saluto a tutti voi radioascoltatori. Ciao Lorenzo. Grande Bruno. Questo ultimo vocale me l'aveva mandato per farmi gli auguri di compleanno, era una puntata che era andata in onda il 13 agosto mi pare l'anno scorso, e lui il giorno dopo in diretta me li aveva fatti anche il giorno prima personalmente, privatamente, ma il giorno della diretta aveva voluto mandare il suo contributo vocale, come potete fare anche voi per ricordare Bruno, se c'è qualche suo parente, amico, amica in ascolto che vuole ricordarlo con una dedica, siamo qui anche per loro. E omaggiamo allora il nostro amico Bruno, veramente una persona buona, gentile, veramente, come ho detto a inizio puntata, un ascoltatore modello, perché era sempre presente anche quando per vari impegni personali non poteva ascoltare le dirette, comunque un messaggino lo mandava sempre, e poi mai una polemica, mai una parola fuori posto, veramente una persona a modo. Grazie Bruno. Questo è il mio omaggio per te. Bruno, riposa in pace. E buon viaggio, amico mio. Scusate ragazzi, l'emozione è troppa. Un giorno il mio cuore cederà, perché sono troppo sensibile, mi emoziono, mi commuovo. Ma questo è il bello della diretta. Oggi regolarmente in onda per omaggiare Bruno. Allora saluto Valentina di Villa del Conte. Allego il saluto e ricordo speciale sempre a Carmencita di Villa del Conte. Occhi meravigliosi, come l'avevo ribattezzata io, ridenominata. Invece Bruno lo ribattezziamo fratello milanista, perché lui si firmava sempre così nei messaggi. Grande Bruno, fratello milanista.
e mi piace pensare che ieri il Milan abbia vinto anche per te. Allora Valentina scrive: ciao Lorenzo, sei sempre nobile a ricordare tutte le persone, un pensiero all'amico Bruno che riposi in pace, un abbraccio Vale e Piero che mi ha mandato anche la foto, appunto eravamo all'antica trattoria da Gambaro a Cadoneghe, Padova, dove abbiamo fatto tante feste con Radio Gamma 5, e la foto che ci ha mandato Valentina proprio di me e Bruno, che eravamo proprio a un pranzo della radio, adesso non so quanti anni fa, penso 5-6 anni fa, e avevamo fatto questa foto. Poi l'anno scorso, l'estate scorsa, era venuto a trovarmi qui in studio, però ci eravamo dimenticati di fare la foto, infatti ci eravamo sempre ripromessi di farne un'altra, purtroppo non c'è stata l'occasione, mi spiace molto. Comunque Bruno, sei sempre nel mio cuore e lo sarai sempre, quindi ti dedico anche questo disco, so che a te piaceva molto la musica progressive house, quindi mi piace omaggiarti così. Quindi se qualcuno, qualcuna è in ascolto, vuole ricordare Bruno di Vigonovo, fratello milanista, grande ascoltatore di Radio Gamma 5, può farlo via WhatsApp e Telegram al 349 7267 647. Questa prima ora di Viaggio Sonoro la dedichiamo interamente a lui, e quindi farò ascoltare anche dei suoi vocali, alcuni li ho persi per strada, e quindi vediamo cosa riesco a recuperare. Intanto restate con noi e viaggiate con la musica, perché la musica, anche in questi momenti di tristezza della dipartita terrena di alcuni dei nostri amici e cari affezionati, parenti e non, la musica ci aiuta a superare questi momenti e a ricordare queste persone con la musica nel cuore, sempre. Ciao, sono Anna Maria e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Ciao, buona trasmissione, un saluto a tutti. Con la freccia della macchina che fa TikTok. Bene, bene, grazie ragazzi, grazie, grazie a tutti. Allora salutiamo Luigina ed Elio, nostri amici di Campodoro, saluto anche Katia e Franca. Allora Luigina ci scrive: ciao bel ragazzo, beh bello, forse tanti anni fa, forse adesso della bellezza esteriore non è rimasto niente purtroppo. Comunque grazie, grazie. Ciao bel ragazzo, tanti tanti auguri, buona Pasqua a te e a tutti quelli che ci ascoltano. Fai un saluto ad Elio, che guarisca presto dall'influenza. Dai, speriamo di fare una magia. Allora Elio, buona guarigione, un abbraccione. Vedrai, con il mio augurio starai sicuramente meglio al più presto. Oggi giornata così così per noi, sei splendido perché metti buon umore eppure positivo con le tue canzoni. Oggi ti ascolto dalla camera, auguri, buona Pasqua, grazie. Bacio, dice Luigina di Campodoro, grazie Luigina.
Abbiamo tanti messaggi, veramente non riesco a leggerli tutti, comunque voi mandate che facciamo il possibile. Saluto Lorella che ci sta ascoltando, mi pare dalla Lombardia. Salutiamo Agnese di Vicenza che dice: ciao Lorenzo, un pensiero al tuo amico Bruno che, essendo amico tuo, è pure amico nostro. Ti abbraccio, ciao, grazie Agnese. Esatto, anche perché era un grande ascoltatore di Radio Gamma 5, quindi lo salutiamo caramente. Salutiamo allora anche, vediamo se trovo qua i messaggi perché ne ho veramente tanti. Nico di Rubano, ok, salutiamo Nico. Salutiamo Fabio di San Giorgio delle Pertiche, Padova. Salutiamo tutti gli amici, salutiamo Raffaele di Treviso, Melissa dalla Riviera Iberica, salutiamo Barbara, salutiamo Alfonso Simioni che dice qualche ok, va bene, grazie Alfonso, buona Pasqua, un grande abbraccio amico mio, va bene. Salutiamo mamma Loretta di Limana, un abbraccio alla famiglia, riposa in pace Bruno, grande mamma Loretta di Limana, Padova Ovest. Salutiamo anche Renata di Vicenza, salutiamo Danny Agos. Salutiamo la Micaela che ci ascolta dalla Francia, veramente siete in tanti ragazzi, bene così. Vi ricordo, per chi si fosse appena sintonizzato, fosse la prima volta in nostro ascolto, può partecipare attivamente al programma via WhatsApp e o Telegram al 349 7267 647. Ripeto, Telegram e anche WhatsApp. Allora, io ho parlato con il mio cugino, però sarebbe meglio che... Ma ditemi che sono messaggi privati, zio Billy. Altrimenti io li metto in onda. Oggi puntata speciale, quindi prossimo disco ritorna dopo tanto, dopo averlo suonato praticamente ininterrottamente per 15 anni, da un po' che non lo suoniamo, ma oggi è una puntata speciale dedicata all'amico e fratello milanista Bruno, e quindi prossimo disco, il disco Magia, che piace molto a Luigina, e quindi bene così. Salutiamo anche Patrizia di Montebelluna. Ciao Lorenzo, buona Pasqua a te e a tutti gli ascoltatori. Un forte abbraccio, Patrizia da Montebelluna. Va bene, allora salutiamo anche Patrizia, salutiamo tutti gli amici di quelle splendide località dove ho fatto tantissime feste e speriamo di ritornarci presto. Quindi saluto gli amici di Volpago del Montello, Giavera del Montello, Selva del Montello, Santi Angeli. Conosco bene, Biadene. Andiamo con il prossimo disco, il disco Magia.
Dai, dai, che ho trovato altri vocali del buon Bruno, allora ve li faccio ascoltare. Puntata speciale dedicata a lui, quindi è giusto. Sì, lui solitamente mandava più messaggi scritti che non vocali, però ho ritrovato qualche messaggino che ci aveva mandato, allora ve lo faccio ascoltare per farvi ascoltare la sua voce, per ricordarlo, per chi non lo ha avuto il piacere e l'onore di conoscerlo. Veramente era una persona straordinaria, si sente anche della sua voce, la sua sincerità, la sua bontà d'animo. Ciao Lorenzo, a proposito di viaggi non sonori, attenzione agli autovelox. Ciao caro, ciao a tutti. Esatto, bella. C'era anche un bel aneddoto riferito agli autovelox, perché Bruno, proprio venendo a trovarci qui l'estate scorsa, adesso non ricordo la data esatta, deve essere stato settembre, mi pare, agosto, settembre dell'anno scorso, è venuto a trovarci e tornando a casa aveva beccato l'autovelox, aveva preso la multa e quindi ci rideva anche sul messaggio vocale scherzando, quindi questa è una grande dote, l'autoironia. Diceva attenzione agli autovelox, che in ogni caso vale sempre come messaggio, e quindi grande grande Bruno. Ho trovato un altro vocale, allora lo ascoltiamo. Intanto restate con noi e continuate a scriverci, ad interagire, forza! Ciao Lorenzo, l'ho appena tolta, grandissima maglia questa. Ciao, un abbraccio a te e a tutti i radioascoltatori. Vamonos! Grande, grande Bruno, e tra l'altro parlava qui di una maglia proprio di Radio Gamma 5 che aveva e insomma mi aveva mandato anche la foto. Grande, grande Bruno. Un caro saluto agli amici di Radio Gamma 5, principalmente ad Anna Maria di Dossonda Edilia. Ciao e grazie. Ah, grazie alla nostra nuova ascoltatrice che ci aveva ascoltato anche domenica scorsa, se non ricordo male. Quindi grazie, grazie Edilia. Bene, ci fa piacere che ci siano nuovi ascoltatori e nuove ascoltatrici a rendersi partecipi, e quindi ringraziamo Edilia e complimenti anche per questo nome molto originale. Salutiamo anche Barbara che ci fa gli auguri anche lei. Prima una Barbara, adesso un'altra Barbara. Evviva Barbara, allora, che se non ricordo male è la protettrice, è la santa dei vigili del fuoco, se non ricordo male, correggetemi se sbaglio. Va bene, salutiamo anche Marco direttamente da Pordenone. Salutiamo Simone. E salutiamo Gabri di Romano De Zelino. Dai, forza, avanti tutta con gli sms, con i whatsappini. Salutiamo Ada di Asolo, provincia di Treviso, sempre presente. Dai, dai, forza, forza, avanti tutta, avanti con gli sms, whatsappini e telegrammini, per ricordare il nostro amico Bruno di Vigonovo, fratello milanista volato in cielo, e quindi lo ricordiamo così. Martedì sarà il suo ultimo saluto terreno e vediamo se riesco ad esserci, non sono sicuro, però farò il possibile. In ogni caso lo ricorderò sempre nel cuore e insomma voglio omaggiarlo, insomma, con questo viaggio sonoro. Ciao Bruno, riposa in pace, in loving memory of Bruno Vigonovo. Bene, bene, salutiamo anche questa mamma che ci manda un messaggio, dice: ciao Lorenzo, sono la mamma di Nicola, detto Turno, addirittura. Va bene, lui adesso è a pranzo con parenti, mi ha detto di salutarti, sei bravissimo, buona Pasqua Ale. Grazie, troppo gentile, troppo buona. E allora avanti tutta, scriveteci, siamo qui per voi, siamo in diretta, sono le 12.55 di domenica 31 marzo 2024. Puntata speciale dedicata a Bruno di Vigonovo. Quindi adesso fate le vostre dediche e lo ricordiamo ben volentieri, ok? Forza, avanti tutta! We'll be right back.
Eccoci, eccoci, siamo addirittura d'arrivo prima della pausa pubblicitaria delle ore 13, ma abbiamo tempo per un altro minutino e mezzo, poco più, quasi due minuti. Allora, per ricordarvi alcune iniziative, questa puntata speciale dedicata a Bruno di Vigonovo, volato in cielo nei giorni scorsi, omaggio speciale a lui, veramente persona straordinaria, lo ricorderemo per chi ha avuto la fortuna e l'onore insomma di conoscerlo. Era una grande persona, buona, gentile, educata e a modo. Va bene, allora vi ricordo, 19 maggio saremo a Camazzole di Carmignano di Brenta, provincia di Padova, per una festa dal mattino fino a sera con ingresso libero e gratuito per tutti. Domenica 19 maggio, Parco dei Sapori, via Meucci, Camazzole di Carmignano di Brenta, provincia di Padova. Per quanto riguarda le nostre date prossime venture qui in radio, vi ricordo 14 e 28 aprile dalle 12 alle 15, come ogni seconda, quarta e quando c'è anche quinta domenica del mese dalle ore 12 alle ore 15, con il qui presente Lorenzo Speed ed ospiti a rotazione. Poi a maggio ci saremo in data domenica 12, domenica 26 maggio con The Sound e Radio Show, e poi ci saremo anche il 29 maggio come ogni quinto mercoledì del mese dalle ore 21 in poi con una nuova puntata di Amore Radio Show. Trovate tutti i miei podcast o quasi sul mio sito www.lorenzospeed.it. iscrivetevi al mio canale YouTube che ormai è agli sgoccioli dei 1000 iscritti, dobbiamo superare questo sbarramento, questa soglia, quindi se non l'avete già fatto iscrivetevi youtube.com/lorenzospeed. Adesso banda alle ciance, spazio alla pubblicità, ma torniamo tra pochissimo per altre due ore insieme in diretta qui su Radio 5. Restate con noi, un abbraccio a tutti.